sportivi appassionati di calcio a 5. Buon pomeriggio e benvenuti al Palameucci di Aprilia. È una sfida davvero di capitale importanza questa che vede di fronte la formazione dell'Eagles Aprilia e dell'L Nettuno. Quintetti che sono schierati rispettivamente da una parte e dall'altra. Dovrebbe essere ormai tutto pronto e comincia in questo momento la sfida con il primo possesso dunque per la formazione ospite dell'L Nettuno. Di Fulco, vediamo se è proprio lui battere questo calcio di punizione. A tutto l'intenzione di tirare in porta, Fonte Maggi subito strepitoso con un bel intervento. Pignatiello conquista la rimessa, poi Vecinu, il destro, il sinistro, scusate, di Vecinu, e subito un'altra risposta da parte di Fonte Maggi per quanto riguarda l'Eagles, che insiste a sinistra ancora con Pignatiello. Punta l'avversario, il sinistro di Pignatiello, ancora una volta Fonte Maggi. Fonte Maggi chiama a sua volta uno schema, rilancio in profondità verso Scarpetti che cerca di controllare, esce a kamikaze ma sullo rischia tantissimo. Pignatiello sulla pressione di Novara cerca allora Vecinu di sfondare centralmente e poi la doppia conclusione. Vecinu riesce a pescare dunque il secondo palo e a trafiggere Fonte Maggi in un'azione piuttosto caotica caratterizzata da rimpalli che alla fine hanno comunque favorito il numero 2 dell'Eagles, che porta avanti la sua squadra. Va a sinistra la giocata da parte di Pintilie e l'uscita di Fonte Maggi che evita il peggio, bravissimo però dobbiamo dire Pintilie, stretta di mano cavalleresca tra i due. Pignatiello 1-2 che si chiude, molto bella questa azione da parte della squadra di casa e la conclusione in porta, colpo sicuro da parte del numero 6 Frioli, ha trovato Fonte Maggi sulla sua strada. Le migliori azioni della partita fino a questo momento sono state prodotte dalla squadra dell'Eagles, che ci prova ancora con Vecinu. Il solito Fonte Maggi però nega il gol al giocatore avversario. Frioli, Abate, il tocco ancora per Frioli, il destro, il gol fulminante, ripartenza dell'Eagles che sta giocando un grandissimo futsal e riesce dunque a raddoppiare al termine di questa azione davvero magnifica. E a questo punto dobbiamo dire che la squadra di casa rischia di esondare, ancora doppia conclusione con Fonte Maggi che è il solito muro. Altro pallone rubato dal solito Pignatiello e poi il sinistro di Abate, l'uscita coraggiosa di Fonte Maggi. Intanto c'è la conclusione in porta improvvisa da parte di Herrera. La formazione ospite ha la possibilità di accorciare le distanze su punizione. È pronto Herrera, la parata da parte di Masullo e poi il sinistro che viene contenuto da parte del numero 8 Fulco. Si trovava proprio sotto la nostra postazione. Adesso c'è la possibilità per l'Eagles, il tiro e la parata da parte di Fonte Maggi. E poi altro sinistro con Fonte Maggi, superlativo, mostruosa parata ancora da parte di Fonte Maggi della squadra di casa. Vecinu, il tiro di Vecinu, il palo dopo una deviazione probabilmente di Amadori, trasmette questo pallone a destra, poi l'anticipo secco su Fulco e poi il tentativo per Amadori, si gira Amadori che calcia in porta con la punta del piede destro. L'avevamo detto che era il giocatore dell'L Nettuno che stava generando maggiori pericoli insieme a Scarpetti e ha subito dunque segnato la rete che riporta in partita la sua squadra e ha trovato sulla sua strada un Fonte Maggi in giornata di grazia. Scarpetti, il destro di Scarpetti e viene però contenuto bene da Masullo. Altra rimessa laterale in favore dell'L, cerca la conclusione, attenzione, incredibile deviazione che è stata sanguinosa, sfortunata dobbiamo dire del giocatore dell'Eagles Aprilia Frioli su un pallone che non sembrava per nulla pericoloso, è arrivato a sorpresa il pali da parte dell'Ele. Adesso c'è l'1-2 che si chiude da parte dei due giocatori dell'Ele, vince questo contrasto Vecinu. Vecinu prova il dribbling e la conclusione di sinistro, ancora Fonte Maggi respinge, attento, concentrato. Monteforte ha affidato a Novara, esce il portiere Masullo e colpisce suo malgrado. Gian Giacomo, calcio di rigore dell'Eagles, rimane in 5 giocatori e non è una cosa normale. Scarpetti, gol! Arriva il 3-2 dunque per la formazione dell'Ele, a sorpresa viene ribaltata questa partita. Scarpetti ha portato avanti i suoi su calcio di rigore. Fonte Maggi, rinvio in avanti e questa volta esce bene. Passa Monti, ricomincia l'Eagles, il destro da parte di Vecinu, la risposta di Fonte Maggi. Vecinu contro Fonte Maggi,
in corsa di Vecinu e ancora Fontemacci che è sempre presente del match e ogni fallo che viene commesso sarà tiro libero. Vecinu ancora, un duello, il gol da parte di Vecinu, si era riproposto il duello con Fontemacci ma questa volta Vecinu lo ha infilato sul primo palo pareggiando dunque i conti 3-3 a 6 minuti dalla fine. Alla parte conclusiva di questa ripresa un'altra enorme chance per l'Eagles di andare in vantaggio. Vecinu, il destro di Vecinu, il pallone che termina sul fondo alto sopra la traversa. Il giocatore in campo è andato moltissimo, adesso cerca ancora di girarsi nello stretto. Vecinu cade a terra, fischio il direttore di gara e c'è probabilmente il calcio di rigore. Calcio di rigore, fallo commesso ai danni di Pintini. La ripresa del gioco, ma semplicemente invitando gli allenatori a rimanere al proprio posto. Deve essere ripetuto dunque questo calcio di rigore. Ancora Pignatiello che segna questa volta alla destra di Fontemacci in maniera definitiva il gol del 4-3. Questa volta è tutto regolare come extra time. Ultimi disperati tentativi da parte dell'Ele, forse un fallo. Fischio il direttore di gara, sarà tiro libero. 3 minuti di recupero sono stati dati dal direttore di gara, giallo e tiro libero adesso in favore dell'Eta che non ha davvero una fine. Scarpetti, la rincorsa e sbaglia Scarpetti, il pallone termina sul fondo dopo aver accarezzato il palo, è andata di lusso qui all'Eagles che è sempre sopra 4-3. E finisce qui un match che ha avuto uno sviluppo assolutamente imprevedibile e alla fine dopo 3 minuti di recupero l'arbitro ha sentenziato dunque il successo da parte dell'Eagles in rimonta 4-3 sull'Nettuno. Con queste immagini di saluti in campo vi diamo appuntamento alle prossime sfide, un cordiale saluto e ringraziamento agli amici di Mondo Futsal da Enrico Pasquali Coluzzi e da Matteo Viglianti che ha operato le riprese televisive.